esposizione mediatica e non solo, anche in un territorio in cui il wrestling viene molto preso in considerazione come appunto il sollevante, ma diverso da come lo siamo abituati noi europei o come sono abituati gli americani. Per cui se offri ai giapponesi uno stile vagamente simile a loro, fai vedere che collabori con le loro star di importanza mondiale, magari allora anche il fan giapponese non diciamo, resta incuriosito da questo prodotto. Per cui speriamo, potrebbe portare solo dei vantaggi in entrambe le federazioni. Per cui spero che possa essere un buon evento con dei buoni match, una buona costruzione e che dia un po' di rinnovamento al wrestling. Che non voglio dire che ne abbia bisogno, però è sempre in una fase altalenante. Il wrestling, poi il COVID, ha dato una sonora mazzata a questa disciplina, tranne alle major che comunque come la WWE sono riuscite a rimanere a galla, ma le altre federazioni sono dovute arrangiare in qualche modo. E adesso che si comincia a respirare un pochettino di normalità dal punto di vista del wrestling, questa collaborazione ci vuole. Sì, assolutamente d'accordo con te, anzi, si va ad aggiungere anche questo fatto al tuo discorso, Marco, che da settimana scorsa le puntate della All Elite sono disponibili sul NJPW World, quindi vai a rafforzare ancora di più questa collaborazione che speriamo non sia unilaterale come è stato il discorso con Impact, ma che per esempio possa portare delle nuove attenzioni all'interno dei suoi tornei, per esempio nel Best of Super Junior, un Dante Martin, un Daniel Garcia, ce lo potresti mandare senza problemi. Ma anche un Brian che ho sempre voluto lottare nel G1, Il G1 il di G1, sì, coso ci potrebbe stare, certo, ho perché sempre no? voluto lottarci, magari non lo vinci, però ci lotti, quindi sai. Vai, vai, Drago, assolutamente. Io direi che se Dante Martin deve andare in Giappone deve essere solo per prendere una vagonata di cartoni che se li ricorda. No, ma allora adesso io vi faccio un discorso. Ma di cartoni che intendi? No, Intendi di i cartoni cartoni, animati? quelli del Toro Blanco quando fa la sua taunt, cioè quei cartoni. No, allora, in realtà voi avete ragione nel dire che la collaborazione fra AEW e Impact è stata unilaterale, ma perché Impact come entità già all'epoca, non ne parliamo adesso, però rispetto all'AEW è già più giù, rispetto alla NJPW direi ancora di più, quindi se non fosse stata unilaterale si sarebbe svuotato Impact anche di quei 3-4 elementi che reggevano un po' le fila. Poi io ho questa idea, ovvero che Lo stiamo vedendo adesso che i ratings sono molto bassi, molto molto bassi. esattamente, sa. E nonostante Quindi NJPW su AXE non migliora niente, ma perché proprio il canale, proprio la rete che non è granché, cioè in un certo senso non è neanche colpa del roster, il canale è quello, la distribuzione è quella, amen, va così. si sarebbe potuto salvare nel momento in cui era uscita la notizia che volevano fare un accordo con gli ESPN. Lì avresti cambiato decisamente, ma purtroppo AXS è una di quelle emittenti televisivi che o ti ci abboni perché sei veramente interessato oppure non ti ci abboni, cioè non è che è a No, disposizione del noi abbiamo canale. saputo, cioè abbiamo un membro dello staff nel lato viola che è proprio negli Stati Uniti, Roberto, Rob. e lui ce lo disse spesso ai tempi quando iniziò la cosa, che comunque AXE non è neanche distribuito nei normali pacchetti, no? Da loro funziona così, La devi sono... proprio andare a cercare, lo devi proprio andare a Esatto. cercare. Quindi purtroppo era un po' così la situazione. In più, quella veniva esclusivamente da Kenny Omega e Don Callis, come, diciamo, come idea, come cosa. Quindi è andata in quel modo per tanti motivi. Io sono dell'idea che qui ci stanno lavorando proprio i presidenti, che poi pubblicamente non facciano questi grandi discorsi, eccetera, Si è ma visto, si è perché visto. Quella cosa ci sta, loro parlano nei contesti giusti, però qui magari ci sono più le circostanze per costruire qualcosa di un po' più strutturato, perché anche proprio le storie delle due sigle sono di sostanza, nonostante una sia nata da poco, però l'altra esiste da 50 anni, quindi insomma, non da poco. Però sì, assolutamente, se non fosse unilaterale sarebbe ancora meglio, però io ripeto ancora soprattutto, si possono fare cose grandissime anche senza titoli di mezzo, senza questo co cosa pesante, questo gap pesante di titoli, già solo il G1, cioè sarebbe solo quello.
oppure io ve la butto così, non accadrà, però se accadesse sarebbe un momentone, Ishii che riesce a entrare nell'Owen Hart Tournament, cioè, per dirne. Quindi, anche se io vi dirò, ragazzi, a me queste apparizioni, poi lo vedremo anche poi con Rebellion, perché Ishii è presente, io sono un po' stanco. Perché Ishii, Suzuki, sono quelli che si sono spostati un po' più di tutti. E ok, loro gli sfizi se li sono tolti, però è un po' troppo, anche ricollegandomi al messaggio di prima. Anche perché Ishii non è che tutto questo campione di tecniche, così si dà le botte, perché le dà. Però finisce là, insomma. Se voglio vedermi un buon match, spero che venga... che vada uno Shingo, spero che vada un lo stesso Desperado, lo stesso Jay White. Si aspetto che, ecco, può essere un match, chiamiamolo interessante, Jonah contro Ishii, perché le botte se le danno. Però più di quello, cioè un pochino, non dico che sta diventando stantio, però magari lo eviterei, preferirei che, ecco, che ci andasse qualcun altro. Ecco, io eviterei, scusami prof, di fare una cosa alla Survivor Series, cioè fare i campioni contro i campioni. Mi è venuto in mente tipo Clash of Champions. Questa cosa vorrei evitarla, non mi piacerebbe vederla. Per quanto che l'universo ce ne scampi, che il mondo, esatto, proprio ce ne, esatto, scampi. Ma... perché la tentazione che possono fare una cosa del genere è forte, ma io spero la evitino. Cioè, senza i titoli in palio, proprio fare Champions vs. Champion. Spero non lo faccia. Mi è venuto in mente, non so perché cosa, che parola hai detto, ma mi hai acceso questa lampadina, e spero non la faccia. No, ci sta assolutamente. È una delle cose veramente che andrebbe a rovinare tutto. Cioè, per me le uniche ipotesi sono, ecco, o fare un mashup, nel senso, difendi i titoli tuoi, in più fai un qualcosa tipo, nemmeno un Survivor Series, uno di quei match che dice tanto il nostro Spada, il match fagiolata, nel senso 4-5 persone contro altre 4-5 persone, ci può stare, oppure se non lo impronti proprio così, cioè un regalo per i fan, perché cioè, in questi due anni di match che si sono leggermente in cui si sono leggermente toccati, di bombette ne sono state lanciate più di una, quindi potrebbero fare, ecco, appunto, un All Elite versus New Japan, diciamo senza niente in palio, come è stato fatto con l'evento con la Noah a gennaio. Cioè, alla fine sono stati tutti quanti match molto pieni di gente, però di per sé non c'era niente in palio. Quindi ci potrebbe stare. Vai, per la gloria e per l'onore. Sì, per la gloria e per l'onore. No, io giusto un'aggiuntina, perché adesso mi sono ricordato improvvisamente del tema Blood and Guts, no? Che era stato accennato prima. Allora, su quello anche Tony Khan ha risposto di recente in un'intervista, non mi ricordo con chi, dicendo che tornerà, a differenza dello Stadium Stampede, che era un gimmick match legato esclusivamente all'era pandemica, Blood and Guts tornerà, però più avanti, ha detto una cosa un po' più a lungo, anche perché stanno registrando il trademark, quindi sicuro che torna. Allora, vi dico anche la mia su questo discorso. Il Blood and Guts, secondo me, loro si sono ritrovati a rinviarlo per il discorso Omega. Cioè, si è dovuto rioperare, hanno visto che probabilmente per maggio non sarebbe riuscito a rimettersi in sesto al meglio, e secondo me hanno deciso di organizzare qualcos'altro, come per esempio il discorso del Battle of the Bells, comunque a riempire di ciccia le puntate normali invece che fare magari un evento speciale. L'ho vista un po' così, non so voi che cosa ne pensate. Io direi che non ci sono neanche in qualche modo i presupposti giusti proprio di spazio per fare adesso una situazione. Adesso... voi prendete l'anno scorso, no? Comunque la storia per essere costruita, il match per essere fatto, ha occupato degli slot in puntata che comunque sono stati consistenti, no? E poi tutta la storia anche nei mesi successivi. Adesso stanno arrivando persone, i titoli nuovi della Ring of Honor che compaiono anche in AEW, e ormai quei titoli recitano Ring of Honor, ma sono titoli della AEW, e fondamentalmente è così.
e quindi c'è tanta roba in più. Mettere un Blood and Guts che magari si porta via quei 40-50 minuti che possono essere, perché poi c'è il timing anche delle entrate, un casino, non ci sono neanche presupposti. Io vi direi, secondo me, dopo un all out, magari potrebbe fissare un po' la fine dell'anno, che di solito l'unico pensiero è full gear subito dopo all out, no? Quest'anno magari ci potrebbe essere Blood and Guts e full gear, e fai un autunno di fuoco per chiuderti l'annata. Ah, io ho visto questo cambio di idee dopo che nel forse un mesetto e mezzo fa c'erano stati i primi screzzi tra i Bucks e i Red Dragon, e poi di punto in bianco si sono andati un po' calmando, diciamo che sono stati un po' più rallentati. Là ho detto ok, mi sa che è successo qualcosa che non possono andare, perché si vociferava, ne avevo parlato anche con Stefano l'altra volta, del match ipotetico che era 4 contro 4, in cui, che voi lo dicevate già da tempo, in cui c'era Omega con i Bucks e il ritorno di Page, con dall'altra parte Cole con i Red Dragon e Jay White. Infatti si è visto pure Jay White che poi è sparito, quindi da lì secondo me c'è stato un cambio di idea. Lì si incartò Tony Khan, ecco, lì mi è piaciuto anche Tony Khan, perché ha ammesso che palesemente si è incartato lui nella comunicazione, perché lui intendeva solamente Keith Lee. Poi la gente ha iniziato a fantasticare su qualcuno, effettivamente ha fatto tutto un giro di telefonate, secondo me ha chiamato Impact, ha chiamato Corgan, ha chiamato NJPW, il primo che mi potete mandatelo. Così. Però era chiaro che sarebbe stata una cosa breve lì, secondo me. O comunque baciamo a terra che non ci finisce la JAS con Kingston nel Blood and Guts, perché la paura poteva essere dietro l'angolo, Quindi per il momento speriamo di no, ecco, per il momento speriamo di no. Magari io fanno un bel gauntlet Blood and Guts a squadre, tutti dentro. Tutti una domanda tutti per voi a proposito, dato che non sappiamo ancora quale sarà il suo futuro da quando è stato silenziosamente rilasciato dalla WWE, ma un Cesaro che va in Giappone e poi va a finire in questo discorso qua, io lo vedrei più in Giappone che non a occupare spazio a All Elite, che non avrebbe senso in sto punto in All Elite, ma un Cesaro che va in Giappone e che poi va a partecipare a questo evento troppo presto. Allora, lo spazio lo potrebbe avere secondo me col discorso Ring of Honor, se lui va direttamente lì con i precedenti che ha avuto, abbastanza recidivo, quindi potrebbe tranquillamente occupare quello spazio, quella da lì. Però sì, potrebbe tranquillamente andare in Giappone, magari proprio con Kushida, che ha già dichiarato, o almeno è uscita la notizia, che se ne ritornerà in Giappone appena che dovrebbe ristabilirsi. Per esempio, lui anche potrebbe essere uno degli altri nomi che potrebbe essere buttato dentro il Supercar, il Best of Super Junior. Lui non c'ha la clausola di 30 giorni vero, perché no, lui ha finito il contratto. No, lui è terminato il contratto, non hanno rinnovato, quindi tecnicamente anche la prossima settimana potrebbe fare un giro a Dynamite e poi andarsene in Giappone. E poi andarsene in Giappone. Dove gli pare proprio. Secondo me potrebbe più andare ad Impact col discorso di Time Splitter. Dato che Coso sta abbastanza impegnato. Quindi, vediamo un po'. Ragazzi, volete aggiungere qualcos'altro su questo discorso? Io vi dico che a me la faida, dato che stiamo parlando di All Elite, a me la faida MJF Wardlow mi sta piacendo tantissimo, è veramente una bella chicca. Io non so voi che cosa ne pensate, secondo me la stanno veramente portando avanti bene, forse è una delle poche cose che stanno portando veramente, cioè su cui ci stanno credendo proprio tanto tanto tanto, perché Wardlow è materiale quello che fa MJF è oro da sempre per me, è vero, nulla da dire a lui come character, come performer, come tutto quello che fa dentro e fuori dal ring, perché è impeccabile come worker, perché tutto quello che ha fatto finora non ho alcuna critica in merito, è veramente lui la punta di diamante della All Elite a questo punto. Draco? Ok, ci sono. E no, allora, io semplicemente occhi al settimo cielo, ma non tanto per MJF, perché
lui l'abbiamo già visto in tante storie, sappiamo già che è bravo a guidare un determinato tipo di costruzione. Tra l'altro, le storie di MJF, non prendetela come una critica, mi raccomando, perché non lo è,